C'è una caratteristica comune a molte coppie di sposi che ho avuto modo di analizzare nella mia carriera ed è l'alterata percezione del tempo durante il giorno del matrimonio. Mi rendo conto che gli sposi non hanno la percezione di quanto tempo ci vuole per fare determinate cose durante il matrimonio e dunque sono convinti di poter realizzare troppe cose che io per esperienza già so che non avremo il tempo di fare. Questo video è, se vogliamo, collegato a quello che ho realizzato precedentemente, che potete guardare cliccando qua, nel quale spiego perché mi piace pianificare insieme agli sposi, prima del matrimonio, ciò che andremo a fare e i tempi di cui avremo bisogno per fare le cose. Questo riguarda in particolar modo il tempo da dedicare in sala durante il ricevimento a determinate attività che gli sposi vogliono fare e il tempo che dobbiamo dedicare prima di arrivare in sala per fare le fotografie ambientate in zone belle che concordiamo insieme agli sposi. Vi faccio degli esempi concreti. Parlo in particolare della zona in cui principalmente io lavoro e opero, che, come ho detto precedentemente, è Messina, in Sicilia. Molto spesso noi abbiamo la messa in città a Messina e poi la sala ricevimento non è quasi mai in città, solitamente è o vicino Taormina o vicino Milazzo. Ho la fortuna di vivere in un posto in cui a mezz'ora di autostrada abbiamo località famose, posti molto belli, panoramici, straordinari per fare foto, quindi molto spesso andiamo in quelle zone con gli sposi per fare foto. Qual è il concetto? Io poco fa ho detto mezz'ora di autostrada. Gli sposi pensano che dalla chiesa al luogo in cui faremo le fotografie fanno il conto e dicono vabbè, Messina-Milazzo è 25 minuti di autostrada. Non si rendono però conto, giustamente perché gli manca l'esperienza, che dalla chiesa dobbiamo arrivare all'ingresso dell'autostrada e arrivati al casello di Milazzo, non siamo lì nel punto in cui dobbiamo fare le foto, da lì dobbiamo fare altri 15-20 minuti di strada per arrivare nei punti panoramici dove è bello fare le foto. Stessa cosa Taormina, peggio ancora, perché molti sposi mi dicono: vabbè, Messina Taormina è mezz'ora. Mezz'ora è da casello a casello, ma Taormina, la cittadina famosa, celebre in tutta Europa per la sua bellezza, per le sue stradine e per il suo fascino, non è all'uscita dell'autostrada, è su un pizzo di montagna, è uscita dall'autostrada che è al livello del mare, dobbiamo salire su per sulla collina, poi essendo una cittadina totalmente pedonale, quindi non si può entrare con l'automobile, io devo lasciare la macchina nel parcheggio, devo raggiungere gli sposi a piedi, si perde veramente tanto tempo. E questa è una discussione che mi ritrovo a fare molto spesso con gli sposi, perché a volte loro nel voler pianificare queste cose mi dicono: vabbè, dai, usciamo dalla chiesa, dopo mezz'ora siamo a Taormina, mezz'ora di foto e poi arriviamo in sala in poco tempo. E io spiego: ragazzi, guardate che ci vuole molto, ci vuole il doppio di quanto state pensando voi. Per quanto riguarda la sala, ricevimenti, spesso gli sposi fanno un ragionamento in totale buona fede per mancanza di esperienza e pensano che magari arrivando lì alle 8 di sera e stando fino alle 2 di notte avranno 6 ore a disposizione e quindi pensano: vabbè, abbiamo un sacco di tempo, possiamo fare un sacco di cose. Allora, nella realtà spiego sempre agli sposi che non è esattamente così. Poi, ovviamente, ragazzi, io parlo sempre in generale, Poi ogni matrimonio tu lo puoi organizzare, lo puoi personalizzare come vuoi, però in generale succede che quando arriviamo nella sala ricevimenti, parlo, ripeto, delle mie latitudini, parlo della zona in cui soprattutto lavoro e opero io, ma nelle sale ricevimenti dalle mie parti, prima delle 9, 9 e mezza, non inizia il buffet. Quindi il buffet di antipasti che si fa solitamente all'aperto e si fa solitamente in piedi, non inizia prima delle 9, 9 e mezza, diciamo 9 e mezza. Solitamente dura un'ora, almeno un'ora. Significa che prima delle 10 e mezza gli invitati non sono seduti in sala. Quando poi gli invitati si siedono in sala, a quel punto comincia il servizio al tavolo, quindi i camerieri passano e cominciano a servire l'antipasto o il primo piatto, il primo primo, perché poi c'è il secondo primo, perché poi c'è il secondo. E tutti questi tempi che gli sposi non considerano fanno sì che queste famose 6 ore che abbiamo al ristorante in realtà sono scandite dalla sala ricevimenti, sono scandite per la cena. E quindi il tempo libero, veramente libero, è fra una portata e l'altra, parliamo di un quarto d'ora, 20 minuti, fra un piatto e l'altro, e poi basta. Perché quando si finisce di mangiare, quando finisce il secondo, solitamente se c'è un gruppo, un DJ, un musicista in sala, chiama gli sposi per ballare il loro primo ballo e dunque si dà inizio alle danze. Poi da lì alcuni ballano in lento con i genitori, alcuni no e cominciano poi a ballare con gli amici e il ballo può durare anche 40 minuti, un'ora tranquillamente. Il ballo finisce quando la sala è pronta con il taglio della torta.
Quindi di fatto queste famose 6 ore che passiamo in sala non c'è tanto tempo libero. Ed è una cosa che spesso spiego agli sposi perché mi dicono vabbè Giovanni, quando arriviamo in sala tanto c'è un sacco di tempo, facciamo le fotografie con tutti gli invitati. E io spiego ragazzi, guardate che avete 150 invitati, fare le foto con tutti significa dedicare almeno 40 minuti, 45 minuti a questa cosa, perché l'invitato nei matrimoni non è un soldato. Tu non puoi dire agli invitati adesso tutti in riga, fate le fotografie, tutti mettetevi in ordine alfabetico dal più alto al più basso, dal più giovane al più... Non lo puoi fare, gli invitati sono lì, hanno bevuto, sono in fase di sbrago, si stanno divertendo. Quindi molto spesso gli sposi mi chiedono di fare queste famose foto con gli invitati o tavolo per tavolo, che io le abolirei, però molti me lo chiedono e quindi io, per carità, se mi viene richiesto lo faccio. E non hanno la percezione del fatto che per fare queste foto ai tavoli si impiega almeno mezz'ora, 40 minuti, ma dipende da quanti invitati si hanno, chiaramente. E poi, dico, c'è il taglio della torta, poi c'è il lancio del bouquet, poi c'è il buffet di dolci, e poi il matrimonio è finito. Quando è finito il taglio della torta e inizia il buffet di dolci, non ti puoi mettere a fare le fotografie con gli invitati, con le bomboniere in mano, come si faceva 30 anni fa, non esiste, è una cosa che non mi piace e che non voglio fare nei matrimoni perché non piace a nessuno, non piace a me che sono stanco alle 2 di notte e mi devo mettere a fare le foto con le bomboniere, no, non piace agli sposi che si rompono le scatole, magari pensano di fare una cosa carina per i loro invitati, ma all'invitato alle 2 di notte non gliene frega niente di farsi la foto con la bomboniera in mano. E poi gli sposi si ritrovano 50 scatti tutti uguali dove loro hanno questa faccia con la bomboniera e scocciati e stanchi, distrutti dopo una giornata. Quindi ripeto, per totale mancanza di esperienza e in totale buona fede, gli sposi spesso pensano di avere un sacco di tempo a disposizione nel giorno del matrimonio. In realtà i tempi sono scanditi da tutto ciò che bisogna fare. E dunque il consiglio che voglio dare alle coppie, e come sempre i miei consigli sono anche rivolti ai fotografi che hanno meno esperienza di me e che magari vogliono uno stimolo per analizzare meglio determinate cose, il consiglio che voglio dare agli sposi è questo: avete dedicato un sacco di tempo a organizzare il vostro matrimonio, avete stabilito un sacco di cose da fare, avete immaginato come si dovrà svolgere quel giorno. Il consiglio è: godetevi la giornata, non vi preoccupate di fare troppe cose, perché il tempo davvero non è così tanto quanto voi possiate pensare. Dovete avere anche il tempo di fermarvi, di rilassarvi, di prendere un bicchiere e brindare con gli amici, di chiacchierare, di farvi due chiacchiere fuori nel parco, nel giardino, nella sala ricevimenti con i vostri invitati. Cioè godetevi la giornata, non pensate a dover fare 200.000 cose. È un giorno meraviglioso, un giorno magnifico, ma avete anche tante, come dire, tanta pressione perché dovete dare conto ai vostri invitati, e tutti vogliono parlare con voi, quindi godetevi il matrimonio. La vostra percezione del tempo alterata è sempre una cosa che mi farà sorridere, ma che tratterò sempre con grande gentilezza, perché mi rendo conto che per voi è normale, siete poco esperti di matrimoni, come è giusto che sia, e quindi affidatevi ai professionisti con cui avete deciso di lavorare e state tranquilli e godetevi il matrimonio. E basta. Ciao e al prossimo video.